Bentrovati gentili telespettatori di Cilento Channel, consueto appuntamento sportivo per quanto riguarda la nostra emittente. Parliamo di basket e precisamente del campionato di Serie C, Girone B, Regione Campania. Parliamo della New Basket Agropoli, che è la nostra squadra che sta portando in giro i colori della nostra città. Facciamo un bilancio perché il campionato per ora di andata è terminato, c'è la pausa pasquale e quindi i ragazzi si allenano ma non giocano. Si riprenderà l'11 di aprile. La New Basket Agropoli termina in classifica al secondo posto con 6 punti e in totale le partite che ha giocato sono 5. 3 le ha vinte e 2 le ha perse, soprattutto quelle in trasferta. Oggi incontreremo due cestisti, Giuseppe Lepre e Arturo Farese. Con loro analizzeremo insomma come è andata questa prima come è andato questo primo girone di andata del campionato e poi sentiremo anche coach Lepre, sempre per fare un bilancio della situazione, ma anche per augurare a tutti voi una buona Pasqua. Trovo qui con due cestisti, soprattutto agropolesi, della New Basket Agropoli, Arturo Farese e Giuseppe Lepre. Sono due dei cestisti più forti del campionato, lo posso assolutamente dire nella mia esperienza, insomma. A loro chiedo qual è la situazione attuale negli spogliatoi, qual è lo stato di salute della squadra, soprattutto, come dicevo prima, al termine del girone di andata. Allora, Arturo. Buonasera innanzitutto. Dopo la partita di Cercola c'è stato molto rammarico dovuto al fatto che comunque era una partita per noi importante, arrivava dopo un filotto di 2 vittorie consecutive in 3 giorni, quindi era la ciliegina sulla torta per chiudere una settimana perfetta. Invece è arrivata la sconfitta, ci ha messo un po' di rammarico, ripeto, però è stata già archiviata e da lì dobbiamo ripartire. Abbiamo un girone di ritorno molto importante, molto difficile, inizia già l'11 aprile in Calabria, una partita molto difficile con la Lamezia che è tra le favorite del campionato e dobbiamo ripartire da lì. Testa alta, pedalare, dobbiamo far bene. Giuseppe, tra di voi c'è entusiasmo, sinergia, raccontaci. Sì, certo, tra di noi siamo amici da quando eravamo bambini, non solo con Arturo, anche con gli altri ragazzi della squadra, da Luigi, Amedeo, Marco, quindi in campo ci troviamo bene. Se c'è qualche consiglio da dare, anche qualche grido da fare, lo si fa tranquillamente, senza troppe paure o senza pensarci troppo su. Siamo una bella squadra. Arturo, qual è la difficoltà nel giocare senza il pubblico? Perché lo possiamo dire forse, il pubblico dà una marcia in più. Incide molto. È complicato, però ormai ci stiamo abituando. All'inizio era un po' strano, anche perché venivamo poi da un anno di inattività, quindi era strano un po' tutto, era difficile un po' il tutto, però ci sta abituando. Alla fine la carica ce la dà il coach durante la settimana per le partite, ce la diamo tra di noi. Sappiamo che è un campionato importante per tutti, per la nostra crescita, soprattutto anche per l'anno prossimo, per partire poi al meglio a settembre e fare bene, quindi la carica ce la diamo da soli. Giuseppe, lo stesso vale anche per te, insomma, il pubblico... Sì, il pubblico ti dà quell'adrenalina in più che serve, poi soprattutto da Agropoli che... È un pubblico molto caldo, a volte è il sesto uomo in campo, appunto, ci avrebbe potuto aiutare parecchio, ma purtroppo va così. Poi l'anno prossimo speriamo bene.
Invece adesso mi interessa sapere soprattutto come state voi. Arturo, come stai fisicamente e psicologicamente? Fisicamente ho avuto un paio di settimane un po' difficili perché ho avuto un problema alla caviglia abbastanza importante, però poi grazie al centro fisiomedico, al nostro Domeniconese, sto tornando in forma piano piano e non è stato facile, soprattutto mentalmente, perché dopo un anno stare fermi, l'entusiasmo poi di ritornare in campo ti fai subito male, non è stato bello, però piano piano ritorneremo. Giuseppe, per quanto riguarda la tua persona, come stai psicologicamente e fisicamente? No, io mi sento molto bene, soprattutto fisicamente, perché mai come quest'anno sono stato alla larga da infortuni e acciacchi vari. E mi alleno forte e cerco di dare sempre il meglio. Ragazzi, adesso prima di fare gli auguri di Pasqua, volevo insieme a voi analizzare insomma quello che è il mio pensiero. Non sono un grande esperto, però io penso, avendo visto tutte e cinque le squadre avversarie, anche se due le ho viste a livello virtuale, penso che c'è un grande equilibrio in questo campionato, penso che voi siete comunque una promessa, perché inizialmente eravate partiti svantaggiati, perché gli altri hanno acquistato molti giocatori esterni, voi invece siete un gruppo soprattutto giovane e soprattutto tutti di Agropoli. La mia domanda è questa, c'è stato qualche piccolo problema soprattutto a Salerno, che eravamo in vantaggio e lo avete analizzato, e lo stesso vale per Cercola, perché inizialmente partite bene fuori casa e poi sembra che qualche cosa non vada. Sì, secondo me, nel mio parere, non è un problema né tecnico né tattico, ma un problema più di atteggiamento, di voglia, cioè ci manca a volte quella cattiveria chiaramente agonistica, quella voglia di andare al rimbalzo, di non concedere secondi tiri, di non subire contropiedi, che risulta poi importante per gli avversari. Ci manca questa cosa che il coach ci prova a trasmettere durante la settimana anche molto bene, però poi sta a noi metterla in atto la domenica quando andiamo in campo. Quindi un pizzico di cattiveria in più, è così? Sì, anch'io penso che dobbiamo fare di più, soprattutto fuori casa, soprattutto negli ultimi due quarti, perché è capitato spesso che nei primi due ci trovavamo in vantaggio, soprattutto a Salerno, con un grosso margine, e poi ci siamo fatti recuperare, purtroppo. Bene, è stato davvero un piacere chiacchierare con voi. Adesso facciamo gli auguri di Pasqua ai tanti telespettatori e gli sponsor. Auguri di Pasqua a tutti gli sponsor, a tutti i tifosi e a tutta la gente che ci segue e segue Cilento Channel. Grazie. Buona Pasqua, grazie. Buona Pasqua. Come avete visto, abbiamo ascoltato Giuseppe Lepre e Arturo Farese, adesso concludiamo con Coach Lepre. La domanda classica, Coach: abbiamo terminato il girone di andata, e qual è il bilancio della situazione? Ti aspettavi questi 6 punti per quanto riguarda la tua squadra? Volevi di meglio? Insomma, raccontaci. Allora, diciamo che siamo soddisfatti dei punti che abbiamo e di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Se ci guardiamo un attimino indietro, oggettivamente abbiamo lasciato per strada qualcosina, perché la partita a Salerno, giocata da noi bene, l'abbiamo, non dico regalata, ma quando meno la potevamo gestire diversamente. Domenica scorsa a Cercola sicuramente potevamo fare qualcosa in più, sicuramente era una partita alla portata nostra e quindi potevamo portarla a casa. Quindi c'è un po' di rammarico in queste due partite perse fuori casa, sicuramente, però ero e sono consapevole che siamo una squadra che deve crescere, tanti ragazzi dentro, quindi che alla prima esperienza in C-Gold, molti di loro, quindi diciamo siamo nella logica delle aspettative che ci eravamo prefissate all'inizio campionato.
Ecco, coach, a mio modo di vedere il campionato è molto equilibrato, questo lo possiamo dire, nonostante la New Basket Agropoli partisse svantaggiata, proprio per i motivi che ci siamo detti, nel senso che ci sono tanti giovani agropolesi che non hanno ancora quella, diciamo, cattiveria, no? Come si suol dire. Non abbiamo fatto tanti acquisti perché, come dicevi tu già all'inizio del campionato, è importante rimanere nel campionato, fare una bella figura senza grandi entusiasmi. Detto questo, secondo me il campionato, insomma, è tutto ancora da decidere, perché tutto può accadere, cioè nel senso che c'è un equilibrio spaventoso tra tutte le formazioni, tranne forse qualche piccolo vantaggio il Lamezia forse ce l'ha. Sì, diciamo che la classifica è molto corta, molto livellata verso l'alto. Rischiamo, Staleno deve recuperare una partita che se la vince con Angri, anche se deve giocare ad Angri mi sembra, potremmo essere Lamezia 8 e tutte tre squadre a 6 punti, quindi parliamo di una classifica cortissima. Si deciderà molto sulla differenza canestri, perché abbiamo il giorno di ritorno e sicuramente la griglia di partenza per la seconda fase verrà decisa dalla differenza canestri tra lo scontro di andata e ritorno, quindi sarà fondamentale vincere, oltre che ovviamente giocare bene e vincere, ma vincere anche con scarti maggiori rispetto a quelli che si è perso all'andata, contro chi si è perso. Se si riesce invece ad avere un 2-0 con una squadra che già hai vinto, è normale che a quel punto la classifica ti premia, che pure nell'eventuale arrivo a pari punti ci vede davanti. Però io sono d'accordo con te, è una classifica cortissima, si deciderà tutto nelle ultime giornate sicuramente con gli scontri diretti, quindi di questo qua ne siamo contenti, perché sono tutte partite vere sicuramente, quindi aiuta sicuramente a crescere il gruppo nelle motivazioni, nel credere in quello che stiamo facendo, che è fondamentale, che vedo già nei ragazzi dopo queste partite come se si fossero resi conto, caspita, ce la possiamo giocare, siamo con loro. Allora questo qua è già un discorso importante che matura nella testa dei ragazzi, che è fondamentale, quindi mi aspetto il giorno di ritorno un approccio ancora più forte per quanto riguarda la mentalità di avere in mezzo al campo. Noi domenica scorsa abbiamo perso a Cercola, non giocando male sicuramente, ma giocando con una squadra che fa dell'intensità la propria forza, e noi soprattutto su questi campi fuori casa ci manca questo tipo di atteggiamento, ci manca questo tipo di esperienza nella gestione di situazioni particolari, e quindi lo acquisisci solo giocando, mettendo partite nelle gambe, minuti nelle gambe e nella testa ovviamente, e poi a quel punto poi diventi un giocatore completo. E poi, se mi permetti un ultimo appunto, forse maggiore precisione nei nostri ragazzi sarebbe ancora meglio, perché forse gli errori dai tiri, insomma, sono forse frequenti, o sbaglio? No, allora, mai come quest'anno le statistiche le sto lasciando un po' da parte, però io guardo un altro aspetto, non guardo tanto le statistiche, le percentuali al tiro, guardo le scelte. Nel senso che se noi facciamo una buona scelta di tiro, la palla può entrare o uscire, per me resta una buona scelta. Se viceversa facciamo una forzatura, anche se quella palla entra, resta una forzatura. Quindi nel momento in cui quella forzatura non va più dentro, partita, fai fatica a vincere. Quindi io dico sempre alle squadre che alleno e allenato, lavoriamo in funzione delle scelte, facciamo buone scelte in attacco. Se facciamo buone scelte e sbagliamo il tiro, per me resta una buona azione. Se invece forziamo 1-3 e la palla va dentro, non è che sono tanto contento, ti dico la sincera verità, quindi la guardo un po' diversa dalla tua prospettiva, che rispetto ed è giusta sicuramente. Certo, facciamo gli auguri ai nostri telespettatori e ai tanti sponsor che fortunatamente, insomma, ci seguono quest'anno. Sì, beh, a parte che ringraziamo tutti gli sponsor che, nonostante questo momento particolare che stiamo tutti quanti vivendo, ci stanno vicino, hanno confermato l'interesse per la nostra squadra che rappresentiamo comunque la città di Agropoli in giro per il sud. E ringraziamo la società perché onestamente fa tantissimi sacrifici in questo momento particolare. E poi niente, penso che il fatto che non ci sia gente al palazzetto, grazie a voi la sentiamo meno la mancanza, nel senso che sto avendo riscontri di tante persone che da casa vedono le partite e aspettano le dirette la domenica, quindi questo è un fatto che ci fa sicuramente molto piacere, perché forse tante persone venivano al palazzetto, è vero, ma qualcuno forse si è avvicinato
a noi e alla nostra squadra, anche grazie alla diretta che facciamo soprattutto in casa, e quindi ho avuto piacevolmente un riscontro positivo per questo aspetto. È normale che il pubblico manca e ci mancherà sempre, perché avere i tifosi, avere il pubblico soprattutto in casa è una spinta in più, il sesto uomo. Però penso che se tutto va bene, penso, speriamo nella seconda fase di avere qualcuno in più. Ne approfitto per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti, i dirigenti, e i ragazzi della squadra, i tifosi, a voi, a tutti quelli che ci seguono e ci supportano e sopportano. Siamo con Pompeo Lotoro, è il jolly della New Basket Agropoli, è come se fosse un papà, anche se comunque giovanissimo. Comunque grazie a lui, insomma, c'è tutta l'organizzazione dietro per quanto riguarda anche il campo, e ci tenevo, ecco, a coinvolgerlo in questo bilancio finale del girone di andata e quindi per le vacanze prepasquali. Pompeo, che cosa possiamo dire? Siamo soddisfatti in questa prima fase del campionato? Diciamo soddisfatti no. Potevamo avere qualche cosa in più. Abbiamo lasciato dei punti per strada a delle compagini non all'altezza, ecco. Questo è il mio giudizio. Non da tecnico, ma da spettatore, da persona che segue il basket. Potevamo avere 8 punti, ecco, diciamo così, 8 punti minimo, però la sorte ha voluto questo e ci prendiamo anche questo. Grazie Pompeo. Grazie a voi, e vorrei semplicemente dare gli auguri a tutti i cittadini agropolesi, a tutti gli amanti del basket. Grazie e buonasera e buona Pasqua. Bene, termina qui il piccolo appuntamento sportivo dal Palazzetto dello Sport di Agropoli di Concilio, è tutto. Ne approfitto per augurare a tutti i nostri telespettatori, ai tifosi della New Basket Agropoli, una serena Pasqua di cuore. Gli auguri arrivano anche dal presidente Angelo Farese, che, come sapete, insomma, non è incline tanto alle inquadrature. Grazie a tutti e grazie anche alla regia di Andrea Giaccio e a tutti i telespettatori che ci seguono sempre.